In quel giorno, il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo e agli scribi. Non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni come facevate prima. Andranno a cercarsi da sé la paglia. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano finora senza ridurlo. Sono fannulloni. Per questo protestano, vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio. Pesi dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino. Non diano retta a parole false. I sovrintendenti del popolo e gli scribi uscirono e riferirono al popolo. Così dice il faraone: io non vi fornisco più la paglia. Andate voi stessi a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca la vostra produzione. Il popolo si sparse in tutto il territorio d'Egitto a raccogliere stoppie da usare come paglia. Ma i sovrintendenti li sollecitavano dicendo: portate a termine il vostro lavoro, ogni giorno lo stesso quantitativo come quando avevate la paglia. Bastonarono gli scribi degli israeliti, quelli che i sovrintendenti del faraone avevano costituito loro capi, dicendo: perché non avete portato a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come prima? Allora gli scribi degli israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo: perché tratti così noi tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto: fate i mattoni. Ed ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo. Rispose: fannulloni siete, fannulloni. Per questo dite: vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Signore. Ora andate, lavorate. Non vi sarà data paglia, ma dovrete consegnare lo stesso numero di mattoni. Gli scribi degli israeliti si videro in difficoltà sentendosi dire: non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni. Usciti dalla presenza del faraone, quando incontrarono Mosè ed Aronne che stavano ad aspettarli, dissero loro: il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci.